Buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 2 luglio e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e su FTSE MIB. Questa mattina ho voluto aspettare un attimo per fare l'analisi per vedere se il mercato partiva effettivamente oppure, come ieri, lasciava un buco dalle 9 alle 12. Una roba che caspita, capita estremamente. Capita raramente, ok? Come vi dicevo, già ieri avremmo dovuto andare in aggiornamento dei massimi, ok? E in chiusura del T inverso. Ovvero avremmo dovuto salire. Che cosa avevamo già fatto ieri? Sì, un pontino qua di salita, poi una quasi whoops di Williams e finalmente oggi sembra che di nuovo stiamo andando esattamente dove già ieri dovevamo andare. Qui bella finta. Per cui il segnale a tutti di evitare di rimanere dentro in overnight può essere stato un valido consiglio come al solito. Il discorso è di capire se questo puntino farà testo oppure no, perché teoricamente dovevo andare qui sopra. Per quello ho preferito essere prudente e vedere che cosa stava succedendo, rimettendo a posto tutta la centratura, perché l'ultima parte è da rivedere completamente, considerando che qui c'è un buco peraltro. E quindi, ecco, abbastanza difficilotta come cosa da fare, ma siamo qua, ok? Teoricamente, se dobbiamo stare a vedere qui il movimento, siamo arrivati già a 23 bar, appunto, di sesto timone tra inverso. Non so se questo livello sia valido per, ma nel caso non lo sia, teoricamente per me lo è, bisogna andare sopra ancora il 12.391. Abbiamo spazio ancora per provare a salire e quindi chiudere l'inverso, non soltanto in termini di sesto T-3 inverso, ma anche di settimanale, condizione minima, perché parliamo di 6 T-3 inversi, non di 11 T-3 inversi o 8. Lato indice, che è quello che in questo momento segue sostanzialmente. Abbiamo avuto una conclamata chiusura non soltanto di quarto T-3, ma anche di un primo T-1 a quattro tempi, 1, 2, 3, 4. Successivamente partenza del quinto T-3 insieme al secondo T-1. E siamo arrivati soltanto però a 4 ore e un quarto quasi. Per cui ci mancano ancora un paio di ore sopra questo minimo per definire appunto la partenza del secondo T-1 anche in termini di tempo. A quel punto però, quando avremo la condizione per cui andremo sopra questo 12.391, attenzione, perché il tempo ciclico c'è già, quindi potremo valutare anche eventualmente degli short che vadano a chiudere questo gap up, no, questo leap up, perché qui c'è questo puntino appunto, e che quindi ci permettano di andare in chiusura non soltanto del quinto T-3, ma che diano spazio a un secondo movimento ribassista eventuale dopo la chiusura del sesto T-3. Però questo non lo decideremo ora, lo decideremo in base ai volumi, in base allo swing e a tutto il resto, dopo che avremo la condizione minima. E per ora, guardate, stiamo battendo i 12.393 e 99, 12.394. Perfetto, abbiamo già la condizione minima per la chiusura del sesto T-3 sotto tutti i punti di vista. Ora può tranquillamente provare, se ha voglia e se ci saranno i volumi e gli HFT, ad andarsi a chiudere questo leap up. Cosa succede invece lato FTSE MIB? Come vedete anche qui, sesto T-3 che è inverso, che è andato a chiudere, anche in questo caso stessa identica cosa, siamo già oltre la durata minima e quindi fantastico, siamo a posto. Abbiamo già superato il massimo precedente, quindi abbiamo la condizione sufficiente per la chiusura anche qui del T inverso. E adesso quanto abbiamo di indice?
per la partenza del secondo team 1. Abbiamo solo 16 barre, ce ne mancano ancora 8. Ok? Quindi 2 ore sopra questo minimo. Poi, questo come nel caso del DAX potrebbe essere l'ultimo T settimanale appartenente al precedente T più 3 trimestrale e quindi a un certo punto bisognerà tornare anche sotto questi minimi. A 18.878, come nel caso appunto questo fosse l'ultimo T su DAX del nostro T più 3, dovremmo andare sotto questi minimi a 12.026, a 11.957, scusate, 11.957, per chiudere il T più 3 trimestrale e poi ripartire. Nel frattempo partirà, come detto, sta partendo in realtà qualche cosa di inverso. D'accordo? Direi che questo è tutto, vediamo come prosegue la giornata e come potete vedere l'analisi di ieri è corretta, avremmo aggiornato i massimi, l'abbiamo fatto in una maniera stranissima dopo un'interruzione del mercato, ma vale di più la ciclica evoluta che qualsiasi altra cosa come potete vedere e qui stiamo continuando ad aggiornare i massimi. Vi ringrazio per l'ascolto e se l'analisi vi è piaciuta sapete che cosa fare. Splendida giornata a tutti!